Dopo il bagno di folla inaugurale col presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il nuovissimo teatro Giovanni Santi di Bottega di Vallefoglia si è presentato stracolmo al suo primo spettacolo, ovvero La leggenda delle due montagne di Mario Totaro, che ha aperto la settimana di Vallefoglia apripista del progetto 50x50 Capitale al Quadrato. Uno spettacolo che ha coinvolto la scuola di Pian del Bruscolo, la Filarmonica Rossini e la voce recitante di Lucia Ferrati. Vallefoglia ha proprio da pochissimo, direi, questo teatro che viene inaugurato proprio da questo lavoro, perché questo è il primo, bisogna dirlo, lavoro, quindi anche storicamente sarà ricordato, perché è il primo lavoro che viene qui, diciamo, rappresentato. L'opera è strutturata così, c'è praticamente una voce recitante e accompagnata a volte da sola e a volte accompagnata da strumenti. Che possono essere sia di orchestra di professionisti, sia di orchestra anche di ragazzi, in questo caso appunto della scuola media. L'argomento è un'antica favola peruviana che è stata poi riadattata, bisogna dirlo, da Lucia Ferrati, che è stata bravissima anche come, oltre che come attrice, perché è lei che reciterà poi la parte, ma è stata bravissima anche a estrapolare da questa leggenda che faceva parte di un libro di Sofia Gallo, e lei ha estrapolato. Cioè è riuscita a fare un adattamento, diciamo, appunto per voce e strumenti. Quindi un'opera, però un'opera non cantata, ma recitata. Oltre agli strumentisti c'è anche un coro di ragazzi, sempre della scuola media, che canteranno con i professionisti. Quindi abbiamo l'unione in questo caso di ragazzi della scuola e professionisti invece musicali. Noi abbiamo avuto la fortuna, e ringrazio anche, di aprire questa settimana anche con un nuovo teatro, non semplice come vedete da governare, perché tutti vogliono entrare, anche se sono alle 18 di un pomeriggio, perché c'era molta aspettativa. In più la presenza del presidente Mattarella ha fatto conoscere ancora di più un teatro che è un teatro della vallata, un teatro molto importante, un teatro che non è solo un teatro, perché qui c'erano almeno 5-6 cinema, non c'è più un cinema, quindi sarà un auditorio per la musica, i gruppi musicali, i cori, le bande, e sarà anche un luogo in cui si proietteranno dei film. Quindi diciamo che è un orgoglio, un po' credo, per tutta la vallata, non solo per la città di Vallefoglia. La programmazione che ha avuto l'amministrazione è quella di, insomma, prima di ammodernare un teatro a Sant'Angelo in Lizza, il Teatro Branca, 150 posti, che è già partito con la sua attività, insomma, e poi questo nuovo teatro qui a Bottega di Vallefoglia con 336 posti, direi che ci permette di avere due teatri che vanno messi in rete con la programmazione che magari provinciale, regionale, e sostanzialmente le attività culturali di Vallefoglia erano magari più concentrate nella stagione estiva, e quindi qui avremo la possibilità di fare una programmazione annuale usufruendo di queste due strutture che hanno una dimensione comunale non solo, quindi anche sovracomunale e anche provinciale.